Totò Di Gangi, boss di Sciacca, trovato morto tra i binari che collegano la stazione di Genova Principe con quella di Brignole, una sua vecchia conoscenza. Sì, in effetti è un soggetto che all'epoca, quando comandavo la compagnia di Sciacca in provincia di Agrigento, ho avuto modo di seguire, di averlo come principale indagato nella nostra attività antimafia che venne denominata Havana. Di Gangi all'epoca era non solo capo della famiglia mafiosa di Sciacca, ma era capo mandamento che ricomprendeva diverse famiglie mafiose del circondario, appunto, di Sciacca. Era soggetto di alto livello perché era filo corleonese, cioè al termine della seconda guerra di mafia all'interno di Cosa Nostra, Di Gangi si era apertamente schierato con la frangia dei corleonesi e in questo senso manteneva rapporti anche con le famiglie mafiose di Castelvetrano, del resto del Trapanese, così come delle famiglie mafiose dislocate nell'area est della provincia di Agrigento, ma insomma per la levatura della persona e del soggetto era in rapporti diciamo con molti esponenti di rilievo di Cosa Nostra siciliana. Per esempio a San Giuseppe Jato aveva rapporti strettissimi con la famiglia Brusca, quindi venne posta attenzione sulla sua persona e conseguentemente sugli affiliati della famiglia mafiosa di Sciacca, perché ci furono degli omicidi in quel territorio e ritenemmo che per essere stati eseguiti quegli omicidi o dovevano essere stati come protagonisti soggetti appartenenti alla famiglia di Sciacca o avere comunque in qualche modo aver avuto l'autorizzazione per commettere gli omicidi, perché in particolare un omicidio era di un capomafia del comune di Villa Francasicula, che rispetto a Sciacca è nell'entroterra, sempre parte della compagnia Carabinieri di Sciacca, però nell'entroterra. Quindi per essere stato assassinato un capomafia doveva esserci qualche ragione che riconducesse al ruolo di Di Gangi Salvatore. Da lì partì l'attività, che durò un po' di tempo e ebbe successo, perché poi non solo furono eseguiti gli arresti, ma tutto l'impianto accusatorio resse sia in primo grado e in secondo grado, ma ancora più quello che è significativo in Cassazione, e Di Gangi fu condannato a una pena detentiva di 10 anni, poi dopo un anno per un vizio di forma fu scarcerato, si diede la latitanza e poi fu arrestato a Palermo nel 1999. Ecco, questa operazione Havana è un'operazione importantissima anche perché è stata la prima volta che avete usato le intercettazioni ambientali a Sciacca, così? È così, in effetti all'epoca non era così frequente, anzi era rarissima l'utilizzo di intercettazioni ambientali per questioni di mafia, e credo che la nostra fu una delle primissime a livello nazionale, insieme a un'altra intercettazione messa in atto dalla Direzione Investigativa Antimafia di Palermo per altre questioni. E in effetti l'esito di quelle intercettazioni fu di grande rilievo, di grande importanza, perché naturalmente soggetti appartenenti alla mafia non parlano per telefono, quindi si rende molto più complicato concretizzare il reato di associazione mafiosa, cosa che invece in ambientale è facilitato, tant'è che non solo diciamo quell'attività di intercettazione permise di avere uno spaccato della realtà mafiosa di quell'area, quindi di Sciacca e dintorni, ma in realtà ci permise di comprendere anche le relazioni che c'erano tra Di Gangi, come dicevo prima, e altre realtà mafiose della provincia di Palermo, della provincia di Trapani, della provincia di Caltanissetta, di Catania, quindi tutte aree ad alto indice mafioso e
con una lontana e lunga tradizione di mafiosità in quei territori. Ecco, quali erano le frequentazioni di Di Gangi? E soprattutto, è vero che era anche amico di Totò Riina? Adesso definirlo amico naturalmente non saprei dire. Certamente al termine della guerra di mafia vinta da Corleonesi, lui era uno di quegli esponenti, per quanto riguardava la provincia di Agrigento, che si era perfettamente allineato e sosteneva, diciamo, la linea di comando dei Corleonesi, ma con lui anche tutte le famiglie, penso alla famiglia di Montevago, di San Buca di Sicilia, parlo sempre di realtà locali che facevano riferimento alla mia giurisdizione della compagnia Carabinieri di Sciacca quando la comandavo. Tutti i paesini vicini a Sciacca, per esempio Ribera, che è un grossissimo centro ad alta densità mafiosa, e quindi per questo suo ruolo di capomandamento naturalmente lui aveva modo di relazionarsi con i Corleonesi, con la famiglia Brusca di San Giuseppe Jato, con lo stesso Matteo Messina Denaro, attualmente ricercato numero uno a livello nazionale. E quindi per ragioni della gestione di Cosa Nostra naturalmente aveva questo genere di rapporto. Ecco, a ottobre del 2021, nonostante fosse in carcere, è stato raggiunto da un avviso di garanzia perché pare che la sua famiglia si fosse riappropriata, grazie appunto alle sue trame, di un bene confiscato. Posso dire che però già all'epoca la nostra attenzione fu diciamo concentrata sulla realtà imprenditoriale di Torre Macauda, che è un centro marino di una certa importanza per quell'area, perché già dalle attività investigative e informative che conducemmo all'epoca era emerso che Torre Macauda era sostanzialmente nelle mani dei Corleonesi. Per esempio vi era all'interno della società che amministrava il Torre Macauda un personaggio che fu poi identificato per essere il proprietario della villetta in cui fu arrestato a Palermo Totò Riina. Dalle attività informative condotte all'epoca, ma poi confermate processualmente in tempi successivi, Totò Riina trascorse un capodanno proprio all'interno di quella struttura alberghiera, perché era una struttura che era a tutti gli effetti nella disponibilità della mafia corleonese. Intercettazioni ambientali, emersero anche considerazioni che i mafiosi di Sciacca fecero all'indomani delle stragi di Capaci e all'indomani della strage di Via D'Amelio. Non ci furono elementi tali da poter immaginare una conoscenza da parte dei mafiosi che intercettavamo noi circa la volontà dei Corleonesi di portare a compimento quelle stragi. Tra l'altro nel territorio agrigentino, prima delle stragi di Capaci Via D'Amelio, c'era stato l'omicidio del maresciallo Guazzelli, il maresciallo dei Carabinieri, grande investigatore, che era, diciamo, fra quei personaggi che avevano avuto modo di lavorare anche con il colonnello Russo, che era stato ucciso, e così come ammazzarono il maresciallo Jevolella, era tutta gente che faceva parte del nucleo investigativo di Palermo all'epoca post prima guerra di mafia, ed erano dei investigatori di grandissimo livello, di altissimo livello. Di quel periodo ricordo altresì l'interesse che naturalmente, così come è normale che fosse e che sia tuttora, l'interesse che la consorteria mafiosa aveva per gli appalti. Ci furono dei lavori di sistemazione, di realizzazione di impianti di metano, quindi tutta una rete, un metanodotto che attraversava la compagnia di Sciacca, quindi il territorio di Sciacca e delle famiglie mafiose che erano vicine a quella di Sciacca,
e diciamo dimostrammo anche il coinvolgimento, l'attenzione che la famiglia mafiosa aveva su quell'appalto e l'opera di inserimento per ottenere dei vantaggi. C'è da dire che per esempio nella famiglia mafiosa di Montevago era vicino a quella di Partanna Trapani, non Partanna Mondello, dove c'era un grosso imprenditore, Cascio Rosario, che era collegato a Sino Angelo che era il cosiddetto ministro dei lavori pubblici di Cosa Nostra, e era un personaggio di alto livello che si sedeva al cosiddetto tavolino per la spartizione degli appalti. Cascio Rosario era legato anche alla mafia di Montevago, che a sua volta era legata alla mafia, naturalmente essendo mandamento di Sciacca. Di Gangi quindi lo ha arrestato lei? Sì, nel senso che fisicamente non sono andato ad arrestarlo in ragione del fatto che dovevo stare a coordinare in centrale operativa tutto l'intervento, perché l'intervento riguardava più personaggi, più soggetti in diverse aree del territorio. Però sì, sostanzialmente l'informativa a cui poi che permise l'emissione delle ordinanze di custodia cautelare era un'informativa a mia firma. E perché l'ha chiamata Havana? L'ha chiamata Havana perché nelle intercettazioni di Gangi veniva soprannominato da dei fedelissimi Zu Totò, perché si chiamava Salvatore Zu Totò, ma se no anche un cigarro, e questo perché era, diciamo, visibile a chiunque che era solito fumare il sigaro toscano in realtà, ma siccome pensavo che il più famoso dei sigari fosse l'Havana, allora ho denominato l'indagine così.